avanti con un altro grandissimo attore, regista, sceneggiatore, scrittore, Michele Placido. Che meraviglia, ma grazie. Michele. Eravamo... No, io sono molto emozionato, Madonna, ma poi mi hanno emozionato anche gli attori veramente figati con tutti quanti servizi. Ma sono emozionato perché noi non eravamo nessuno, sapete? Voi pensate che noi eravamo già... No, nessuno. Io e te non eravamo... Nessuno. Ma chi pensava? Ma chi pensava? Ma io no. Eravamo giovani. Io vendevo stracci, vendevo vestiti usati. Michele. No, è vero, è vero. È vero, era... No, perché poi dicono, ma sono tutti amici de Mara. La verità è che un po' per l'età e un po' per il nostro vissuto e quello che abbiamo fatto, però con te eravamo davvero ragazzi, senza né arte né parte. Pieni di voglia di vivere. Tu avevi l'ambizione di fare l'attore. A me proprio non mi poteva fregare di meno niente, cioè io vendevo i miei vestiti usati. Io ti voglio ringraziare, tutte le magliette di jeans che mi hai regalato, perché io non tenevo una lira. No, ho dei ricordi meravigliosi, tu lo sai. Perché del gruppo ero quella che vendendo i vestiti potevo un po' di più di tutti voi che stavate proprio senza una lira, mica. È vero. E poi sai cosa mi ricordo? Che tu ogni volta che andavi a casa tua, poi arrivavi a Roma e portavi la burrata. Tu mi hai fatto scoprire. È vero. Alla Puglia portavo le mozzarelle. Mozzarelle, portavi i prodotti tipici e venivate tutti da me perché io cucinavo e si mangiava. Brava! Ma è vero, Questa è una storia vera, autentica di chi. Veniva dalla provincia come tutte e due, non è che noi sognavamo naturalmente. Io la domanda che ti faccio, ma tu pensavi veramente di diventare Maria Venier? Cioè... No, io no. Eravate gli attori, io non ero niente. Io volevo vendere, avevo aperto il negozio perché dovevo guadagnare, non c'era una lira e in quel periodo ho aperto il negozio, vendevo i vestiti usati, ma io non pensavo... Sì, ogni tanto mi offrivano una particina che facevo... Lo è ancora, voglio. Era meravigliosa. Poi si andava, nel senso bellissimo, si andava lì con la scusa del jeans e della maglietta, ma tutti a fare la corte, a te, tutti, io non brigo. Parliamo di persone che poi sono diventate famose. Tutti facevano la corte a Mara. Campo dei Fiori la vicina. A Campo dei Fiori. Peraltro ho letto in una tua intervista che questo lavoro, ci hai messo 50 anni, nasce proprio con un amico a Campo dei Fiori nel periodo nostro, 50 anni fa, Michele. E io ero allievo dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e sostavamo spesso sotto la statua di Giordano Bruno. E da lì, dall'idea di Giordano Bruno, io ero completamente ignorante dal punto di vista filosofico e artistico, venendo dal paesello non c'era né teatro né cinema. Però attraverso l'Accademia, perché io volevo diventare soprattutto attore di teatro, diceva, non ci pensavo. E parlando di Giordano Bruno, poi siamo arrivati a Caravaggio. Perché Caravaggio e Giordano Bruno sono stati insieme nel carcere di Tordinona. Perché Caravaggio era un po', diciamo, un discolo per quella... Giordano Bruno, per le sue idee filosofiche, in quel periodo subiva gli interrogatori che l'hanno portato poi a essere bruciato vivo a Campo dei Fiori. Adesso ci arriviamo con calma al tuo, questo capolavoro che hai fatto, questa coproduzione importantissima, poi ne parliamo, ma hai ricordato la nostra lunga amicizia, perché poi siamo sempre voluti bene, Michele, questa sempre. È la verità. Perché secondo me noi che veniamo da quella roba lì, da quella storia lì, non ci si lascia mai. Che belle parole. Ma è così. Hai ragione. Cioè rimane un legame abbastanza unico e speciale.
che hai soltanto con chi ha vissuto quei periodi, che certamente non erano periodi facili per noi, ma eravamo giovani e pieni di voglia di vivere. Allora, questa è l'amicizia mia e tua, anche dopo, vediamo. Michele Placido. Buongiorno. Magari mai accaduto di innamorarti di una compagna di lavoro? Di una compagna di lavoro no, soprattutto, sì, insomma, quando ero più giovane. Di tua moglie? Ah, anche parrucchiere. No, voglio dire, sì, mia moglie, cioè, è chiaro. Ti piacciono, cioè, le donne, Michele? Adesso non è che sei venuto dicendo, qua e fai il prete. Ti ho detto qualche parrucchiera, qualche commessa della standa, insomma. Prima di incontrare Simone. Sì, cioè le ragazze normali, voglio dire. Sì, certo. Prima. Benissimo. Micheli, svegliate, cocco da mamma. Dorme, svegliano, Giuca, dobbiamo finire. Svegliati. Come ti chiami? Dici Bardù. Ma sei single adesso? Perché sono single, sei probabilmente single. Ho voglia di innamorarmi e allora... E come deve essere la donna? La prima che passa... Come deve essere? Come te non mi dispiacerebbe. È arrivato Michele Placido! Michele! Cara, ciao! Come stai? Stai bene? Michele, un onore averti in collegamento, davvero. È un nostro onore, grazie. Mi fa molto grazie. Piacere. Ti ricordi quando mi portavi la burrata a casa? E come no, amore come mio, no. È passato qualche anno. Amavo, ma... Grazie Michele Placido, ciao Michele! Ma che bella cosa. Hai visto poi, ci siamo sempre in qualche maniera rincorsi. Sì, ma no, ci siamo incontrati 5-6 volte. Sì. Però sempre lavorando, poi nella vita invece, noi che abbiamo vissuto... E man mano salivamo, diciamo... A chi l'avrebbe detto però che dopo 50 anni eravamo ancora qua così? Ancora qua, ma in piena, proprio in piena attività. Tu stai avendo un successo straordinario. A me adesso esce il mio ultimo film di regia. Una roba poi bella e importantissima. Io adesso ti voglio far vedere però proprio un omaggio a te, alla tua carriera, alla tua meravigliosa carriera, Michele. Grazie. Guardi, le voglio raccontare una storia. Lasci la pistola! Fermo! Non ci provi più. Buonasera, commissario. Dove ci sei tu, c'è sempre sangue. Gli ho detto che se stavolta non mi trovo la maniera di partire, quando è vero che mi chiama Berardi, gli mangio lo fritto. Cos'è questa questione di vita o di morte? E allora, chi è che sta morendo? Chi sei? Vedi, non sono i tuoi soldi che puzzano. Sei tu, Frank. Io ti schiaccio come un carrapaccio! Grazie. Grazie. Grazie, Mara. Bello, questo filmato? Bello, sì. Mi fa pensare a tutti... Che te fa pensare? A tutti i registi che mi hanno insegnato questo lavoro. Monicelli, Marco Bellocchio, Francesco Rosi. E con chi non ho lavorato? Mi emoziona, perché quando vedi la tua carriera... da quando sei partita dal paesello, e poi vedi, ecco, c'è un sogno che posso, un ricordo più che un sogno. Io non pensavo di fare il cinema, pensavo solo di fare teatro. Per me gli esempi erano Gassman, Carmelo Bene. Però poi era Monica Vitti è venuta a vederti a teatro. Monica Vitti mi ha fatto entrare. Esatto, esatto. Ehi, Monica. Teresa la ladra. Teresa la... Ma sai tutto? Ho studiato. No, vabbè, studiato. Perché sai, poi, insomma... Mi racconti quell'incontro? Allora, tu eri a teatro, ovviamente. Allora, io ero a teatro recitando con la regia di Armando Pugliese in un tendone qui a Roma, il Barone Rampante di Calvino. E alla fine dello spettacolo viene un mio amico attore e mi dice: Monica Vitti ha visto lo spettacolo? No, madonna, veramente? Sì, ti vuole conoscere. A me.
ti vuole conoscere. Sta con Dacia Maraini. Dacia Maraini. Madonna. Vado e c'è Monica. Appena mi vede, dice a Dacia, è lui, Tonino Santità, era il nome del personaggio. Viene verso di me, gran signore. No, signore, è sbagliato. Grande spontaneità popolana, quasi in romanesco, mi dice, amica lì, ma te senti se fa un film con me? C'ho un bellissimo ruolo. Ma io non so, la macchina da presa non la conosco, il cinema lo so fare. Il teatro sì. No, tu sarai un grande attore di cinema. Dopodomani vieni a fare il provino a Cinecittà. E lei mi ha aperto le porte. Che meraviglia. Di Cinecittà. Grazie Monica. Ecco qua. E da lì comincia il cinema, il tuo essere attore al cinema. Poi arriva anche la televisione, no? Nel pieno del successo. Grazie a Mario Monicelli che mi dà un gran ruolo a fianco a Ornella Punti e Tognazzi, il romanzo popolare. Bellissimo film. Esatto. Con quella canzone cantata da Enzo Iannacci. Esatto. Oh, che bella quella canzone. È vero. Vincenzina davanti alla fabbrica. Davanti alla fabbrica, ma la sapete ragazzi, me ne fate un pezzettino, Stefano. Vedete? È difficile, lo so. Vincenzina davanti alla fabbrica. Che bello, ma come ti vengo? Vincenzina il foulard che non mette più. Una faccia al canfello che si apre già. Vincenzina ha guardato la fabbrica e ha sentito anche odore di pulito e la fatica è dentro là, è dentro là. Film, un saluto, romanzo popolare. Nell'89, allora, quarta e poi serie. Cominciò. Cattani, tutti parlavano di me. Dopo Romanzo Popolare avevo preso il primo Nastro d'Argento, mi pare. Viene Damiani, di questo volevi? Sì. Avevo fatto un piccolo film con Damiano Damiani, dove però facevo un ruolo piccolo, sempre, ero agli inizi ancora, di un mafiosetto. E ti senti, ho proposto il tuo nome alla RAI per fare un protagonista di un commissario di polizia che va in Sicilia in missione. Però la RAI ci sta pensando. E sta pensando a cosa, Damiano? Perché ti vede troppo ragazzino, troppo giovane, poi c'hai sta voce tutta strana, no? Ci sono tre attori, tu sei l'ultimo. Uno era Giuliano Gemma. Giuliano Gemma e l'altro, ma tanto si può dire, non è sì, che, tanto. Perché era una scelta sul carattere, non dipendeva dalla bravura dell'attore, e l'altro Franco Nero. Mi pare, così mi disse almeno Damiano. E allora, devi fare 10 giorni di esercizi, io pensavo spirituale, no, guarda come breve te l'ho già fatto. No, 10 giorni di esercizi vocali. Perché era la voce che... La mia voce non era da poliziotto, diciamo, non era da commissario. Era una voce un po' giovane, troppo giovane, non matura. E allora andai da professor Scure e professor Scure mi insegnò come si può modulare, cambiare la voce, andare di testa, andare di pancia, diaframma, gola. E poi è un esercizio che potete fare anche voi, signora, la mattina, perché praticamente cambiate l'aria, cioè voi dovete respirare col naso, fate gli esercizi di respirazione. Amiche, girate di qua perché non sei inquadrato. Ah,
basso qua sul diaframma, come ha detto Mario, vedete che e la voce cambia, si modula. Potete andare con i toni alti, con i toni bassi, con le toni bassi, come lo vuoi. Vabbè, ma qua stiamo parlando di... Ma perché qua sto a casa mia con te, sempre stai a casa... E da lì hai cambiato voce? Sì, sì, beh, è vero, no. Ho studiato, frequentavo... poi mi hanno fatto com'era un po' via. Quell'altra, quella lì un po'... Quale? Allora, prima... No, espirazione col naso, perché il naso è collegato ai polmoni. Allora, vi spiego un'altra cosa importante. Ecco, giro. Se io faccio così, guardate, direttamente col naso l'aria va nei polmoni. Scusate, tutti in piedi e facciamo questo esercizio che fa bene al cuore. Fa bene allora, al cuore e ai polmoni. Ai polmoni e al cuore. Anche per il Covid. E poi vi spiego. Allora, vabbè, guarda se lo facciamo bene. Guarda se lo facciamo bene. Anche voi, ecco, orchestra. Ecco, eh. Vai. Va nei polmoni. Poi vi fermate, lo trattenete. Però gira la testa, amore. Pochino, sì. Beh, all'inizio sì. Una volta che andate nei polmoni, cosa fa? Sì. L'aria nuova entra nei polmoni. Si sparge per i polmoni, sì. E poi la butta dalla bocca e butta via l'aria cattiva che abbiamo nei polmoni. Poi tutto questo, fatelo tutte le mattine con 10 respiri attraverso il naso, ripeto, che vi pulisce i polmoni e poi espirate l'anidride carbonica, che è veleno che abbiamo nei polmoni. Soprattutto poi tutte con le mattine, tutte le mattine. Va bene, arriva il commissario Cattaneo, fa questi esercizi, riesce a impostare la voce come voleva Damiano Damiani, parte questo grandissimo successo, La Piovra, ma a un certo punto Michele dice basta però, perché sennò io rimango ancorato a questo personaggio. Vero. E non ne esco più. Pensate che lui decide insieme al regista e ai sceneggiatori che deve morire. Quella scena lì è l'ascolto più alto della storia della televisione. Non vorrei dire una cosa inesatta, ma Marco Lucci mi ha detto così. Beh, se quasi così, 60% di share, sì. 17.201.000 spettatori, pensate. Come il Festival di Sanremo. Vediamo quella scena lì. Sono qua. Interrompiamo le trasmissioni per comunicare una tragica notizia. Questa mattina alle ore 7:30 il commissario Corrado Cattani è stato barbaramente assassinato. Grazie a Damiano Damiani. Ti ringrazio, Damiano. Sì. Grazie a Damiano Damiani. Insomma, e da lì, Michele, una carriera che, insomma, inarrestabile, vogliamo dire così. Ti sei tolto anche gli sfizi, dal punto di vista professionale, anche nella tua vita, di fare le cose che ti piacciono. Sì, decisi di perché tu di sei sempre stato un po' testone, ti intigni nelle cose, sì. Non sei uno facile. Sì. Però poi ci hai messo 50 anni, ma sei riuscito a fare quello che volevi. È vero. I tempi sono un po' lunghi, però ci arrivi. Ma per fare Caravaggio ci ho messo 50 anni. Pensate, avevo 22 anni. Ma non ve lo dico. Senti, ma da quando eravamo amici noi ventenni, quante volte ti sei sposato da allora? No, i figli li so. No, le mogli, le mogli pure, sì, no, quanti, nel senso, cioè, no, ma ha voluto molto bene la mia moglie, ma a parte gli scherzi, la prima, quante mogli? Ilaria, tre, non so, mica tanto, ah, cioè,
Ma non lo so la signora lì quando marito ha avuto, quanti? Anche lei? Ah! Beh no, tre mogli. Tre mogli, cinque figli. Cinque figli e che mi seguono con molta... Non è facile per un artista, soprattutto perché? Per uno come me che poi se ne va in giro col teatro, perché non è tanto il cinema, perché il cinema poi bene o male si fa anche a Roma, ma quando vai, io quest'inverno affronterò di nuovo la compagnia teatrale con la bottega del caffè, e perché vai in tournée stai tre mesi fuori. Io adesso, per esempio, col più piccolo, con Gabriele... Anni ha Gabriele? Gabriele c'ha 16 anni e io l'accompagno tutta la mattina a scuola, io, perché adesso sto fermo da marzo, guai se non l'accompagno io, il panino, come faceva mio padre a me, a quell'altra, e l'accompagno a scuola. E lui guai, poi torna a casa, lavoro, scrivo la sceneggiatura, cosa ho fatto negli ultimi due mesi. E poi lo vai a riprendere? No, vado a riprendere, mando un certo amico mio, un certo Paolo Gattini, e poi me ne torno a casa, perché io nel frattempo cucino. Pure? Ah no, io guarda, a volte dico che il cinema e il teatro per me è un hobby, la mia vera arte è il cucinare. Una volta devi venire a cucinare a casa mia. Ma quando vuoi, mia nonna aveva il ristorante, mia madre, 8 figli, ragazzi, qua non si scherza. E i tuoi piatti preferiti quali sono, Michele? Baccalà con le patate, che poi il baccalà è più una cosa delle vostre parti, però noi lo facciamo un po' alla cafura, diciamo, al forno con l'origano, eccetera, la cipolla. Poi l'agnello al forno, agnello al forno, ma soprattutto, naturalmente, se ho ragione, non baffo, orecchiette con cimiterai. Questo è il piatto. Tipico tuo, perché tu sei di Foggia. Viviamo di verdure, di cose, oggi, hai capito? Senti, ma le orecchiette le cuoci nell'acqua dove hai cucinato le cime di rapa, no? Esatto, sì. Buttato lì. Adesso il mio sogno, un domani, quando vado, ma non andrò mai in pensione, almeno se campo, è di aprire in un piccolo paese, anche vicino a Roma, non andare, perché ho i miei figli a Roma, e si chiama Studio Arte e Cucina, in cui insegno a cucinare e a recitare. Bello però, eh? È perché vanno assieme, non è così, bello. Ma... la cucina è un'arte, Michele. Lo so. Ho un filmato da dedicarti a te e ai tuoi figli. Tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore. Fra un mese e fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni, amore che vai. Grazie. Lui si è sposato da poco. Vabbè, sono ragazzi, è chiaro, venendo dalla famiglia degli 8 figli, il senso della famiglia è forte, per cui anche dalle mie sorelle, da Rita, da Virginia, da Anna e anche poi Federica, la mamma di Gabriele, è salentina, è meridionale, per cui per certi aspetti pensiamo allo stesso modo. Il lavoro. Okay. Che succede? Un bilancio? Il microfono, mi sta cedendo Mario, un bilancio degli ultimi 50 anni. Non so cosa è successo, si è scaricato. Ma sai... Dicevo, un bilancio, apritemi questo, non so se a casa... Un bilancio... È aperto. È aperto, ok.
Prego. Un bilancio, no? Di 50 anni, 50 anni dal tuo arrivo a Roma, un bilancio della tua vita, della tua professione. Ti manca qualcosa? C'è qualcosa che avresti voluto fare e che non sei riuscito a realizzare? Mi piace fare il punto da quando ci siamo incontrati troppo, ad oggi. Troppo mi è stato dato, a volte dico, come mi dice un mio amico sacerdote, Michele, troppo hai avuto. Perché non è detto che la vita debba essere, dipende molto da noi, Ma io ho avuto molto di più, non so Servillo, dell'Oscar, perché venendo da un paesino, hai capito? Ma chi stava a pensare? Tutta sta roba, figlie, mogli, cinema, 100 film, Orso d'Argento, ma io... Vita si chiama vita, come dice Neruda, che dice confesso che ho vissuto. Confesso che ho vissuto pure. Eh sì, ha ragione. Confesso è così. Che ho vissuto. È una frase che io amo molto e che dico spesso. Ti mando il trailer di Caravaggio, L'ombra. L'ombra di Caravaggio, che giovedì 3 novembre uscirà. Grazie del gobbo che mi avete scritto. No, no, il 3 diciamo novembre, la voce in tutte che le sale. Allora, le sale. Esce quando? Il 3 novembre. Il 3 novembre in tutta Italia. In tutta Italia. E più faremo un giro, anche le presentazioni, le faremo in tante città italiane, da Milano, Torino, Bari, Sicilia, ovunque. È una comproduzione, un vero colossal. Vediamo insieme il filmato. La Chiesa non è pronta per questo. Vi ho fatto convocare in segreto per indagare su certi dipinti che offendono le rappresentazioni sacre nelle nostre chiese romane. Caravaggio è un pittore eccelso. Il maestro amava dipingere il vero. Meretrici, briganti. Il dolore dell'umanità, i miserabili. Sarò anche una povera puttana, ma sono diventata la madre di Dio. Tu e voi tutti dell'Accademia intera non avete occhi per vedere quel ritratto. Ma io non vi sfido! Non vi vedo! Solo un uomo tormentato come Michele poteva creare questo capolavoro. La mia vita è la pittura. Se me la togliete, mi togliete la vita. Allora, Michele, dal 3 novembre in tutta Italia ci hai messo 50 anni di vita per realizzare questo tuo lavoro, una coproduzione, un colossal, Un colossal, diciamolo, 13 milioni di euro. Da 10 anni in Italia non si produceva un film a questi costi, però grazie alla Francia. Tant'è vero che il film esce anche in Francia il 28 dicembre. Vedete che c'è Louis Garrel, c'è Isabelle Huppert, fra i massimi attori francesi, ma soprattutto anche due italiani, il protagonista Riccardo Scamarcio e Michela Ramazzotti. E poi tanti altri attori, Michele, andremo tutti a vederlo perché c'è questo grande ritorno al cinema e come ha detto prima giustamente Tony Servillo, andiamo a vedere il cinema italiano. Voglio ringraziare però, se mi permetti, chi vuoi? 30 secondi, Rai Cinema, che ha prodotto sia il film con Tony Servillo, sia il nostro film. È la nuova veste Rai di impegnare il denaro pubblico in cinema che vada anche oltre l'Italia. Anche all'estero. All'estero. Esatto. E la Golden Art di Federica Vicenti, naturalmente, e tutti quelli che hanno, i miei tecnici, che e hanno allora, collaborato. Allora, evviva Rai Cinema! Evviva il cinema! Evviva il cinema! Grazie a Michelino mio! Grazie Michele, è stato bello ritrovarti, sempre bello. Dobbiamo vederci, dobbiamo cucinare tutti e due. Ti faccio telefonare al tuo. Sì, facciamo una serata. Ti facciamo una serata, come i vecchi tempi. Come i vecchi tempi. Grazie a Michele Placido. Te ne vai con... No, c'è questo libro molto bello. Sì. Che ti voglio regalare, che perché è il primo libro, Sandro Petraglia, Michele Placido, Fidel Signorina, sì, che racconta... La sceneggiatura, come è nata la sceneggiatura? Dell'ombra di Caravaggio. Dell'ombra di Caravaggio. Grazie. Grazie Michele Placido, grazie del libro. Signori, arrivederci, grazie.